E ormai l'abbiamo imparato tutti. Se si parla di novità interessanti, tra virgolette, in merito alle vaccinazioni, la protagonista è sempre la Puglia. Ah, e questa volta Bari. Vaccinazioni a scuola è la prima volta negli ultimi 20 anni per la città di Bari. Ma wow, ma che bello! Ma leggiamo assieme parte dell'articolo di Puglia Salute. Vaccinazioni offerte a scuola al posto della merenda? Non lo so. È la prima volta negli ultimi 20 anni che il personale dell'ASL di Bari è impegnato nelle somministrazioni delle sostanze agli studenti fuori dagli ambulatori, ma direttamente negli istituti scolastici, grazie al progetto pilota del Dipartimento di Prevenzione, Area Metropolitana. Vaccinazioni a scuola, ed è questo il progetto. Le somministrazioni delle sostanze antipapillomavirus e antimeningiti sono state effettuate in 2 distinte sedute, complessivamente a 150 studenti dell'istituto secondario di primo grado Michelangelo a Bari. E poi capiremo perché hanno scelto questo istituto, dove è stato attrezzato un piccolo ambulatorio all'interno della palestra, dotato di poltrone per le iniezioni, carrello dell'emergenza, frigo portatile e desk per la registrazione dei vaccinati. Wow, anche il frigo per evitare l'escursione, penso. Ad operare un'equipe di infermieri e assistenti sanitari e medici. Ma sentiamo che cosa ha detto il direttore generale facente funzioni dell'ASL, Luigi Fruscio. Offrire un servizio vaccinale di prossimità alle famiglie permette di ridurre i disagi che spesso esistono per i genitori di recarsi in ambulatorio e può al contrario aumentare l'adesione e implementare le coperture vaccinali tanto attese. Il tutto in un contesto ludico-culturale per i ragazzi e in totale sicurezza per la presenza di personale del Dipartimento di Prevenzione specializzato e qualificato. Un'adesione ancora troppo bassa, ma guarda un po', che intendiamo incrementare con l'attività vaccinale a portata dei ragazzi. Dal successo di questo progetto pilota dipenderà la futura estensione dell'offerta vaccinale agli adolescenti della fascia di età 11-12-13 anni in altre scuole medie di Bari. Progetto pilota, quindi se va bene, poi lo si farà in tutte le scuole. Il progetto pilota è stato curato e organizzato dal Servizio di Igiene Pubblica e dall'Area Metropolitana, in collaborazione con la dirigente scolastica della scuola Michelangelo, Antonietta Scurani, e ha previsto, prima delle sedute vaccinali, 2 giornate informative con i genitori e gli alunni per spiegare le finalità del progetto stesso e l'importanza della protezione vaccinale. E il direttore del SISP Area Metropolitana, Francesco Nardulli, ci spiega perché è stata scelta questa scuola, la scuola Michelangelo. Abbiamo scelto di partire con la scuola Michelangelo in considerazione del maggior numero di iscritti alla prima media rispetto a tutti gli altri istituti di Bari. E vabbè, ma è l'unico motivo? No, ascoltate, ma anche perché si tratta di una scuola presa di mira molto spesso dai Novax con atti vandalici. E quindi per noi una sfida simbolica, questa che vogliamo presto estendere altrove con la collaborazione delle famiglie e delle altre scuole della città. Ed ecco, la Puglia sempre al primo posto. Vanno addirittura col frigo. Speriamo che non sia come il frigo di Modena, che hanno dovuto buttare 2000 dosi. Speriamo che questo frigo funzioni meglio, se no poi si rischia di buttare anche a Bari. Oh, scusate, ma non era meglio un po' di cozze pelose? Magari sti bambini li nutrivamo un poco. No, dobbiamo fare la pozione. Ma, e questo è quanto. Voi, che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.